Il sindaco Gianluca Galimberti sarà stato anche premiato dal giornale dell'arte come miglior politico 2016 per il rilancio culturale della sua città, ma sul fronte del commercio la bocciatura è sonora. Preoccupazione ha espresso infatti con un proprio comunicato Vittorio Principe, presidente di Confcommercio Cremona, di fronte a dati quali il calo del turismo, l'incapacità di rigenerare gli spazi dismessi, un andamento molto lento, troppo lento le vendite in un periodo quale quello natalizio, nonché i segnali eccessivamente timidi della cosiddetta rigenerazione urbana. Serve, ha detto Principe, uno sforzo per ripensare la città, uno sforzo che porti a guardare alle linee di sviluppo in modo nuovo, vale a dire non tutto è mercificabile, come il rilascio di nuove autorizzazioni per centri commerciali, non tutto riconducibile sulla logica di mercato, occorre invece prestare attenzione ai bisogni della città, afferma il Presidente di Confcommercio, che aggiunge, Cremona ha lanciato il suo disperato SOS e lo possiamo ascoltare guardando i troppi negozi sfitti, il centro spesso deserto, la crisi le strutture ricettive e la fuga di chi offre servizi. Va dunque ripensata a Cremone in modo complessivo, non concentrandosi sul singolo settore come quello commerciale, ma tenendo conto di tutto il resto, viabilità, trasporti, spazi per la cultura e il tempo libero, verde, ambiente urbano, istruzione e via dicendo. E a fronte di alcuni esempi di mecenatismo, si possono sfruttare eventi traino come il 450° anniversario di Monteverdi, per investire, promuovere e confrontarsi con fiducia su temi quali ZTL, Sosta, fundraising, Grazie ai politiama, fiscalità, evitando di perdere treni importanti come quello di Cremona, capitale europeo dello sport, quello del Festival del racconto o delle corde dell'anima. Uno sguardo di prospettiva a cui hanno risposto i capigruppo di maggioranza in comune: Rodolfo Bono del PD, Enrico Manfredini di Fare Nuova la Città, Filippo Bonali di Sinistra per Cremona. Loro invocano attenzione e consapevolezza, distinguono tra saldi e animazione urbana, tra eventi e turismo, dicono no al pessimismo e suggeriscono di guardare piuttosto alle positività e alle potenzialità in atto. Secondo i partiti di maggioranza si dovrebbe ripartire dal distretto urbano del commercio per individuare risposte e soluzioni, nonché politiche complessive che non si limitino alla ZTL e ai negozi sfitti.